Un saluto a tutti gli amici di GP1, oggi siamo a Verona per il Motorbike Expo 2023, l'evento che, come oramai da tradizione, apre alla stagione motociclistica. Anche quest'anno ci aspettiamo parecchio, questo è un evento che io definisco affascinante, coinvolgente, ma anche genuino. Affascinante e coinvolgente, non c'è nemmeno bisogno di spiegare perché, genuino perché qui le moto si possono toccare con mano, si può vivere e respirare la passione per le moto. Spesso infatti girando per i padiglioni è possibile incontrare alcuni personaggi importanti del mondo del motociclismo, ma anche piloti e tanto altro, quindi si vive l'atmosfera della moto. Dicevo, tante le aspettative anche per questa edizione, come al solito sono diverse le case ufficiali che partecipano in forma diretta, ci sono i migliori customizer del mondo, ampio spazio, quindi un'ampia vetrina su quello che è il mondo degli accessori, della ricambistica e dell'abbigliamento. Non aggiungo altro, seguiteci, venite con noi tra i padiglioni per vedere cosa ci propone quest'anno il Motorbike Expo. Padiglioni 1 e 2, come di consueto, caratterizzati dallo spirito custom più americaneggiante, con tantissime special, per lo più su base Harley, ma anche alcune auto sapientemente rimaneggiate. Non manca qualche stranezza tipica di questa cultura. Tra le case presenti c'è l'Aprilia, che per l'occasione mostra tutta la sua gamma, ma anche l'esclusiva RSV 1000X e addirittura l'RSGP di Aleix Espargaró. Sempre in casa Piaggio non mancano le moto Guzzi e soprattutto la nuova V100. Girando per la fiera si può fare anche un viaggio nel tempo grazie all'esposizione di moltissime moto che hanno fatto la storia recente delle due ruote. Tante, tantissime special, neanche a dirlo, come da tradizione del Motorbike Expo. BMW è presente al salone per festeggiare il suo 100° anniversario. I fiori all'occhiello della sua esposizione sono la R18 e la R19, nelle versioni appunto del 100° anniversario, affiancate da un prezioso esemplare di una R32 del 1923. Anche Harley Davidson sfrutta l'occasione della fiera per celebrare la sua storia lunga 120 anni. Ed espone tra le altre le nuovissime Nightster Special e Breakout. Tra le tantissime curiosità segnaliamo la Antes, ma ce ne sono davvero tantissime. Comunque questa è una motarda elettrica per la quale si dichiara addirittura la potenza di oltre 120 cavalli. Fare puntati anche su Kawasaki, che espone tutta la sua gamma assieme alla ZX10 del team Puccetti, che quest'anno schiera l'iridato 2013 Tom Sykes nel mondiale Superbike. Un gradito ritorno tra gli espositori è quella dell'artigiano della moto Umberto Borile, che dopo alcune, chiamiamole, vicissitudini è pronto a ripartire ed espone un'interessante realizzazione a due tempi con motore TM, ce la siamo fatta raccontare. Avevo voglia di fare una specie di enduro che si mischiasse al trial, una via di mezzo, e avevo bisogno di un motore Euro 5. Ho telefonato a Serafini, ha detto vieni qua, che te lo do, e sono arrivato a casa col motore. Gli ho fatto un telaio in lega leggera perché tu sai che io preferisco avere
un chilo in meno che un cavallo in più, perché se sei capace di guidare fai lo stesso anche con pochi cavalli. Allora, noi adesso stiamo facendo tutto un programma che però prima di fine anno non saremo pronti. Anche Suzuki non è voluta mancare all'appuntamento e porta a Verona tutta la sua gamma, comprese ovviamente le novità Bustrom 800 DE e GSX 8S. Idem per Yamaha, che espone la sua gamma al gran completo, compresa ovviamente la nuova Tracer 9 GT e l'ultima evoluzione del mitico T-Max. Un sguardo anche a Benelli, che porta nuovamente sotto i riflettori la sua TRK 800, una crossover molto attesa sul mercato, per la quale però pare ancora non ci siano certezze circa l'arrivo nelle concessionarie. Quella che abbiamo voluto darvi è ovviamente solo una rapida carrellata di quello che potete trovare tra i padiglioni del Motorbike Expo in edizione 2023. A voi il compito di fare un salto a Verona e scoprire tutto il resto.